le mani no, le mani no! Donzelletta che andava in campagna. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Siamo tornati finalmente con la nuova challenge! 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 Oggi siamo sulla challenge dello scotch, non so come si chiama. Praticamente ad ogni domanda errata noi dovremo attaccarci degli oggetti del corpo con lo scotch appunto. Quindi vediamo dove riusciremo ad arrivare. Incominciamo subito perché inizia lui, quindi dammi lo scotch, perché lui inizia sempre in tutto. Quindi faccio la prima domanda e tu devi rispondere giusto, va bene? Va bene, dai, siamo pronti. Quando ha tutti i lati uguali, come è detto un triangolo? Rettangolo, acutangolo, equilatero o scaleno? Pensaci perché ti attacco la televisione addosso. B. Rettangolo. Equilatero. Io penso che solo per questo dovreste già uscire dal video e mettere dislike, subito uscire e non continuare a guardarlo. E poi la cosa divertente è che oggi c'è l'artistico. La risposta era equilatero. Tu hai detto rettangolo. Quindi... basta, me ne vado. Sei felice, tu lo sai, batti le mani. Sei felice, tu lo sai, batti i piedi. Sei felice, tu lo sai, na 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 na. Aspetta. Ah! Ma credi? La barba! C'è una forbice, pure con la bocca. Ok. Tu l'hai diventato come un vuoto. Iniziamo. La Divina Commedia che accompagna Dante attraverso l'inferno e purgatorio. Che cazzo. Quale paese si trovano le rovine di Delfi e Olimpia? Egitto, Turchia, Francia o Grecia? È facile se sbagli da Grecia. Bravo. Dai, ci siamo. Olimpia, ci stanno tirando ora, faraglielo levo fortissimo, si ci strappa tutta l'acqua. A quale genere appartengono i classici cappello a cilindro? Eh sì, Infinite Rain. Horror, dramma, criminale, musical o fantastico? Cappello a cilindro, ovviamente. Fantastico! No, tocca a me, è musical! Cioè, ma se tocca a me, ma che cazzo premi? Non penso che tocca a me. Ma indovina, allora ho detto musical, ti ho messo fantastico. La prima è una cosa. No! Perché è fantastico. Prontone! Da dove viene la donzelletta del sabato del villaggio di Leopardi? Dalla campagna, dalla cantina, dal fienile o dalla montagna? Ma tocca a te, che no, dici? No, tocca a te, perché io prima la mia. Sì, non mi deve essere detto tu. Dove era qui? Dal fienile. Da dove? La donzelletta viene dalla... cantina. Campagna! La donzelletta non dà la campagna. Quale branca della scienza studia le stelle, i pianeti e l'universo? Astronomia. Io uscirò così illeso da tutte cose. A no. Quale mezzo di trasporto si associa la società Boeing? Sì. Aspetta, aeroplani, treni, navi, hovercraft, pensaci, Boeing. Cos'è Boeing, dai? La televisione, dai. Il programma. No, dai, cos'è Boeing? Boeing 500, Da solo. Aeroplani no. Overcraft, vediamo. No! Aeroplani! Questo coso. Non la passerai liscia. Le sopracciglia ti faccio. No!
Che cosa erano verdi e fritti alla fermata del treno in un film del 1991? Ma che io non ero nato! Fritti? Bombelli, mettiamo. Sempre c'erano i pomodori. Ma vaffanculo! Tutto lo stai consumando. Forse che mi sono ti metto sta cupola di minchia. Chi ha dipinto Nascita di Venere a Colonia di Apel? Ah, io sono all'artista. Monet. Botticelli. Troppo forte. Vedi, questi nomi non si associano a produzione di auto? Renault, Airbus, BMW, Ferrari. Non ho capito, aspetta. Quale di questi nomi non si associa alla produzione di auto? Renault, Airbus, in che senso? Che fa parte della produzione di auto? Renault, BMW, Ferrari o Airbus? Ferrari. Ma sei stupido? Ma non parte della... Che non va a parte o che fa per? Che non va a parte, certo, ma porca... No, basta! No, no, le mani no! Non si è letta la campagna. Ragazzi, il video è finito, non so se la... Questa era la mia testa, però ho perso troppa acqua. Ragazzi, il video è finito, noi ci vediamo al prossimo video, arriviamo a 100 like. Bella, ciao.